dormono. Solo tua mamma. Senti il rumore, viene dalla cucina, sta lavando i piatti. Mia mamma, l'80% della sua vita da sveglia, ha lavato i piatti. Tre eravamo a casa. Secondo me si sporcava da sola e poi si cominciava a lavare. La chiamavamo Nelson, mia mamma. Io mi ricordo che mi avvicinavo quasi un po'. Temevi un po' il giudizio di questa donna che ti ama fin da quando sei bambino. Allora dicevi, entusiasta, allora ma hai visto che carina sta ragazza, eccezionale? E poi subito, come si è presa con te, mi ha detto che sei una mamma veramente eccezionale. Ma che te ne pare, tua madre? Ah, guarda, se quella piace a te, piace a tutti. La mamma è carogna su queste cose, perché la mamma è gelosa di sta ragazza, però dopo un po' a fatica l'accetta, comincia a parlarne bene anche quando va al mercato con le amiche. No, veramente, devo dire, mio figlio si è fidanzato con questa ragazza, guarda, veramente una ragazza per bene, proprio, guarda, veramente mi devi credere, però tua mamma la stoccatina la devi dare per forza. Certo, la famiglia è un po' quello che è, non è gente che ha tanta cultura, non è che sono proprio dei culturisti come noi. Però facciamoli fa, che vedevo di insomma, lei, voi sapete come siamo noi a casa, sono ragazzi, sono cose loro, noi non ci imbiciamo, guarda, veramente. Poi dopo un po' tu vai a convivere con questa ragazza, arrivai incontri con tua mamma un giorno, magari dopo che hai un po' bisticciato, e tua madre ti vede che c'è qualcosa, dice, che hai fatto? Niente, un piccolo bisticcio. No, Massimiliano, sono cose vostre, hai bisticciato con lei, sia come siamo noi a casa, noi non ci imbiciamo, e poi che te può dire una madre? Lasciala! Anche tuo fratello mi ha detto che lo devi lasciare. Tuo padre mi ha detto che se non la lasci non ti parla più. Però sai come siamo noi a casa, sono cose vostre, noi non ci imbicciamo. Dopo un po' questa crisi comincia a peggiorare. Tu ritorni a casa un po' nervoso, un po' anche un po' sciupato. Tua mamma ti guarda e dico, oddio, ma almeno te fa mangiare. Ma certo, mamma, che ti ha fatto ieri sera? Che mi ha fatto? Mi ha fatto un'antipasta all'italiana, una caprese, un po' di prosciutto e melone, due tagliatelle al sugo dell'epre, una carbonara, poi ha fatto due agnolotti, ha passato un po' di polpettone, un sarto in bocca, un involtino, un piccione visto che è d'origine orvietana. Ecco, mamma lo sapeva, neanche un contorno t'ha fatto!